Sono a Ann Arbor, nel Michigan, sulla East Liberty, proprio fuori dal campus dell'Università del Michigan, per affrontare la più grande sfida della città universitaria. La sfida del Mount Nacismo, al Tio's Mexican Café. Ho 45 minuti per spazzolarmi questo piatto da 2 kg di nachos che ha messo KO il 90% delle persone. Se ci riesco vincerò una maglietta e una foto sul muro della gloria, oltre che la memoria eterna del Michigan. Questa è la sfida suprema dei mangiatori di nachos. Con il 70% della popolazione composta da studenti e addetti ai lavori dell'Università del Michigan, la città di Ann Arbor ha lo spirito dei Wolverines. E per far fronte a questa sfida, mi trasformerò. Benvenuti all'inferno. Mangia, bevi. Dopo una serie di allenamenti devastanti, su, 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 giù, giù, sono affamato come un Wolverine. Ora sono pronto. Il Tio's Mexican Café serve una deliziosa varietà di piatti della tradizione messicana affiancata da rivisitazioni di piatti moderni come l'insalata di verdure con maionese e formaggio. Ma io sono qui per l'Everest dei nachos. L'epica sfida del Mount Nachismo da 2 kg. Strati di patatine, fagioli, formaggio, pollo, maiale, manzo, guacamole e una valanga colante di salsa queso piccante. Il Mount Nachismo, allora che cos'ha di tanto speciale? Ha il queso piccante che cola dalla sua cima come un vulcano. Eh sì, sta per eruttare. Questo è un piatto di 2 kg di nachos. Eh sì. A stomaco vuoto, quanto pensi di riuscire a mangiarne in 45 minuti? Probabilmente un quarto. Vabbè, è un po' pochino. Desideroso di imbarcarmi nella mia spedizione, vado in cucina a conoscere l'ambasciatore del Mount Nachismo. Questo signore è Jeremy Siever. Qual è il primo passo nella creazione della sfida del Mount Nachismo? Stendere uno strato di nachos. Jeremy accatasta un'enorme quantità di nachos. Questo è il primo strato. Non mi sembra un bell'inizio. E li ricopre con una valanga della sua purea di fagioli fritti fatta in casa. Basta! Va bene, va bene. E questa è la base, la parte più impegnativa. Buonissima. Grazie. Lo strato di nachos e fagioli viene cosparso di formaggio Monterey Jack e cheddar. E poi ricoperto da altri nachos. Ora che si fa? Ora viene il bello. Il manzo, il pollo e il maiale. Jeremy aggiunge enormi mestolate di pollo squisito e maiale sfilacciato. Proprio in stile messicano. Certo. Ci sono degli agrumi tipo... Sì, c'è un po' di arancia. Ovviamente un altro po' d'aglio. E anche della lavanda. Davvero? E questa montagna di carne termina con uno strato di gustoso manzo. E non abbiamo finito. Non ancora. Perché ridi? Non è divertente. Cospargiamo il tutto con altra pioggia di formaggi. E poi in forno. Sono proprio curioso di sapere cosa succederà adesso. Dopo essersi fuso alla perfezione nel forno per 5 minuti... Oh, che meraviglia! Jeremy guarnisce il Mount Nachismo con pomodori, cipolle, peperoni verdi, olive nere, panna acida e guacamole. C'è un altro passaggio. Quale? Devo incoronarlo con il queso. Oh, santo cielo! Ma fai sul serio? Una piscina piena di queso! Giusto per dargli un tocco speciale. Roba da matti! Permettimi una domanda. Tu ci hai mai provato? No, per me sarebbe impossibile mangiarlo tutto. Bene, è pronto. Incrociamo le dita. Ci vediamo in sala. Dimmi buona fortuna. Buona fortuna, Adam. Se riesco a raggiungere la cima in 45 minuti, vincerò una maglietta. Avrò la mia foto sul muro della gloria e rimarrò per sempre nella memoria della gente del posto. Ci siamo! Ce la farò! Ce la farò! Adam, ti presento il Mount Nachismo, la sfida da 2 kg di nachos. Hai 45 minuti per mangiarlo tutto. La tua sfida comincia ora.
Scavo nella montagna di carne per il mio primo boccone. È delizioso! Veramente! Adam, sei l'uomo più macho che abbia mai visto! Vai così! Ce la puoi fare! Ce la devi Grazie. Fare! Oh, mamma! Ogni morso è un'esplosione di formaggio e carne saporitissimi! Ok, Adam, sono passati 5 minuti e stai andando bene. Continua così! Ma riesco appena a scalfire la montagna! Continuo a mangiare senza progressi! Mi sembra di non aver mangiato ancora niente, proprio niente. È proprio tanta roba. Mi trovo nella città universitaria di Ann Arbor, nel Michigan, e sto scalando la sfida da 2 chili del Mount Nacismo al Tio's Mexican Café. Il 90% degli sfidanti ha fallito. Volete un po' di nachos? Ma se riesco a ingurgitare questa montagna in meno di 45 minuti, vincerò una maglietta e avrò la mia foto sul muro della gloria. Ce la puoi fare, Adam. Incitiamolo tutti insieme! Vai, Adam, vai! Vai, Adam, vai! Vai, Adam, vai! Dopo 15 minuti di abbuffata senza pause, ho trovato il giusto ritmo. Cerco di far franare la montagna. Sono passati 15 minuti ed è un terzo dell'opera, ce la può fare! Ma per finire entro la fine, non posso permettermi di rallentare. Inizia a diventare dura, davvero. Stai facendo un ottimo lavoro, ma devi aumentare il ritmo. Ci sono i vincitori tra la folla. Sto cercando di far uscire il Wolverine che è in me. Impegnati di più, di più! Ce la devi fare, Adam! Fomentato dai cori dell'Università del Michigan. Gloria ai conquistatori! Forza, sempre avanti! E dallo spirito del Mason Blue. Riesco ad arrivare a quota 2/3. Adam, sei il migliore! Finisci quei nachos! Mi manca il college! Un po' mi manca, sì! Con soli 15 minuti al termine, la deliziosa e corposa purea di fagioli fritti. I fagioli non mi vanno a genio. Mi lancia un attacco furtivo. Erano lì in fondo ad aspettarmi. È come un'imboscata. Un'imboscata di antipasti. Io ci ho provato la settimana scorsa, è davvero impossibile. I fagioli sono tostissimi, sono densi e succulenti. Guardate come sono pastosi. Ma nella profondità della mia disperazione trovo delle energie inaspettate. Puoi farcela, Adam. Sei il mio eroe. Riuscirai a scalare il Mount Nacismo. Scala 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 il Mount Nacismo. A soli 10 minuti dal termine, faccio ricorso alle mie ultime riserve di energia. Forza, Adam! Ci sei quasi! Ce l'hai quasi fatta! Forza, dai! Sì! Sì! È un tipo calmo, quella signora. E inizio a mettere il turbo. Ormai solo una manciata di nachos si frappone fra me e la vittoria. E vai! Sono pieno di emozioni e di nachos. Più nachos che emozioni. Sono veramente orgoglioso di te, congratulazioni. Oggi, nella battaglia tra l'uomo e il cibo,
qui a Ann Arbor nel Michigan, nella sfida del Mount Nacismo, questo round se la giudica l'uomo. Sì, prego. Adam, hai detto che i nachos sono tra i tuoi cibi preferiti. Quando li rimangerai? Ci vorrà un po' prima che li rimangi, ma sai una cosa? Il mio amore per i nachos non è diminuito. Ah, sì, prego. Adam, come facevi a sapere che ce l'avresti fatta? Non me l'immaginavo proprio. Deve essere stata la mia serata. La mia serata.